San Buceto e Capistrello non si fanno male, un punto che fa sorridere entrambe dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi ed una ripresa in cui le formazioni sono state attente più a non perdere che a cercare il gol vittoria. Nei primi minuti è il Capistrello a fare la partita e al primo vero affondo arriva il gol del vantaggio. Franchi conquista un calcio di rigore al termine di una bella azione e lo stesso capitano del Capistrello realizza l'1-0 dal dischetto. Nella seconda parte di primo tempo il San Buceto reagisce affidandosi ad un ispirato Ventola. Al 23esimo il numero 14 sopra un avversario con un grande controllo ed offre a Sparvoli, ma Allai è attento e non si fa sorprendere sul primo palo. Al 26esimo invece Ventola cerca la gloria personale ma stringe troppo la conclusione che termina di poco a lato. Al 28esimo l'ex Pescara, decisivo con una doppietta una settimana fa, è ancora protagonista con l'assist per Marfisi. La conclusione d'esterno del capitano Viola si infila sotto l'incrocio, senza lasciare scampo al portiere ospite. Il Capistrello prova a reagire e al 31esimo costruisce una buona occasione, che Franchi non sfrutta calciando alto sopra la traversa. Ripresa a ritmi molto più bassi rispetto alla prima frazione e anche le occasioni da gol scarseggiano. Al 10° ci prova Deramo da fuori, la sua conclusione deviata passa a pochi centimetri dal palo. Al 16° il tiro di Carnevali viene intercettato facilmente da Salvatore. Dall'altra parte al 20° è ancora Ventola a provarci con una bella serpentina ma viene contrastato efficacemente al momento della conclusione. Entrambe le squadre si accontentano del pareggio e si limitano a gestire il risultato senza affondare il colpo. Termina dunque 1-1. Il San Buceto dà continuità, allunga ulteriormente sulla zona playout con un punto che dà fiducia in vista dell'impegno di Coppa. Il Capistrello torna a fare punti dopo la sconfitta di Castelnuovo.